L'amore. Cos'è poi l'amore? Due che si mettono d'accordo? Ehi, domani usciamo? Ci fidanziamo? Si può fare, dai, ma a che ora? Non lo so, alle 4? Ma non posso. Ma dopo non posso io. Allora rimandiamo il fidanzamento a dopodomani. Dovrò puntarmelo sull'agenda, ma ci sarò. Oppure uno scherzo del destino. Sai, lui arriva, il destino, dico. Ti guarda e ti dice: ehi tu, il futuro o l'amore? Lì sì che sei fregato. Che sceglieresti? Che se ci pensi troppo rischi di brutto. Ma l'amore, cos'è poi in fondo? Cioè, tu stai lì la notte sul letto che ti fissi il soffitto e pensi a lei e dici: io quella donna la amo. Perché? Cos'è che ti fa così pensare a lei? Il desiderio? Ma forse più l'attrazione, la passione, forse i suoi occhi. Sì, ma non quelli che diresti. Beh, sì, occhi verdi, piuttosto quello che ti dicono. Perché gli occhi parlano, sì, e ti gridano i sentimenti. Quelli veri, dico, se riuscite a capire di cosa sto parlando. E poi lì non riesci nemmeno a parlare, se lì steso sul letto, fissi il soffitto, rivedi il suo sguardo, il suo volto, i suoi occhi. E ne vedi pure il sorriso se ci stai sotto. Come un treno, dicono dalle mie parti. Ma poi alla fine stai attento che non siano solo pensieri a senso unico, altrimenti sai che fregatura. Già. E quindi in fondo l'amore. L'amore che cos'è? Io credo che l'amore per ognuno sia una cosa diversa. Per me è esserci. Io penso che sia un viaggio, verso dove poco importa, purché porti su una strada in comune. Ed è lì che si fanno le migliori scoperte, quelle della vita. Esatto, proprio così. È lì che finisce la strada. È lì che inizia la vita.